di pazienza, Choppy, ho quasi finito. Non c'è nessuna fretta, Cinzia. Vuoi che ti aiuti io? Oh, sei molto gentile, ma non penso proprio di comprare dei dolci. Arrivederci. Aspetta un momento, Choppy. Vado a comprare del pesce. Giuseppina! Oh, ma perché la gente è così crudele coi pesci? Oh, quel povero tonno! Dà l'impressione di essere lento, ma in verità è velocissimo. E quegli sgombri, sempre così felici e allegri. E quelle sardine agili e svelte. E quei pesci spada, belli e robusti. Giuseppina, piangi? Sì, erano tutti i miei parenti. E che cosa c'è, Choppy? Sei tutto pallido. Dopo aver mangiato un buon pesce starai meglio. Le piace questo bel rombo? È molto saporito. Va bene così? Choppy! Ma questo... Questo è un rombo. Sentirai com'è buono. Rombo. Ma Choppy, che cosa fai? Non mi piace mangiare il pesce. No? E perché? Ma Choppy... Non riesco proprio a capirti, Choppy. Non voglio più mangiare pesce. Mai più. Non fare lo sciocco. Mangia il rombo. E papà ha ragione, Choppy. Basta con questi capricci. È molto buono, Choppy. Assaggialo e vedrai. Non ti permetto di fare così. Salterai il pasto oggi se non mangi il pesce. Hai capito? Choppy! Lasciami fare, cara. Me ne occupo io. Ascolta, Choppy. Nella nostra famiglia non c'è nessuno che non mangia quello che si porta a tavola. Mangeremo insieme il pesce tutti i giorni finché tu ti sarai abituato. Hai capito? Papà, a me piace tanto mangiare il pesce. Non hai mai rifiutato di mangiare qualcosa? Che ti succede? I pesci sono parenti della balena e non posso certo mangiare i parenti dei miei amici. Oh, che ragazzo pensieroso sei diventato. Ma perché ti fai tanti problemi inutili? Ma si tratta dell'amicizia. Ma Choppy, per favore, da oggi dovremo mangiare pesce tutti i giorni. Va bene, nonna. Ma non hai fame? Io sto bene, grazie. Poverino, e non potrò neanche portarti da mangiare di nascosto perché tuo padre fa molta attenzione. No, io sto bene, ho sempre la balena che mi fa compagnia. Mi spiace tanto di non poter vedere la tua balena, ma Choppy sì, è ragionevole. Buonanotte, tesoro. Giuseppina, dove sei? Seguimi. Che cosa hai intenzione di fare? Ah!
Li rimandiamo al mare da dove sono stati presi, eh? Stiamo attenti a non farci scoprire. Già. Là, via libera. Ecco l'acqua che arriva. Svelta, Cinzia, prepara questo, altrimenti cosa dirà il padrone? Ho tanta fame. Come si fa ad andare avanti senza mangiare? Povero me. Cioppi, cosa ti succede? Spicciati, per favore. Signore. Che cos'hai, Cioppi? Forza, ragazzi, facciamo ginnastica! Puoi continuare così. Vado a prenderti da mangiare. Aspettami, torno su. Faccio in fretta, eh? Oh, grazie, Giuseppina. Ho tanta fame. Salsicce!
Come posso fare? Ho tanta fame. Ma cosa sarà successo a Giuseppina? Oh, sto morendo di fame. Ancora del pesce. Cioppi, di la preghiera prima di mangiare. Sì. Ma dov'è che è andata Giuseppina? Perché non torna? Aiutami! Giuseppina! Aiutami, Cioppi! Cioppi, aiutami! Sono nel ghiaccio! Oh, Giuseppina! Dio mio, è congelata! Attenzione quando sono andata a cercare da mangiare per te nel frigorifero e la porta si è bloccata. Oh, l'aria era gelata, io ero congelata fino al cuore. Sono abituata al mare artico e antartico, ma non fa così freddo come nel frigorifero. Oh, ho sofferto tanto. A me spiace perché tu hai ancora fame, vero? Sì, un po'. Aspetta un momento, amico. Accomodati. Ehi, ma che cattivo che sei! Oh. Ma cosa fai? Lo sai che il pollo è un mio parente? Tu hai compassione dei pesci, ma non degli uccelli. Bravo! Mi spiace, non me ne sono reso conto. Scusami, non lo mangio. Il prosciutto viene dal maiale e non è giusto mangiare la carne degli animali se non mangi anche uccelli e pesci. E questo lo chiamo un pregiudizio, una discriminazione bella, bella e buona. Discriminazione. Sì, capisco, erano tutti vivi. Non mangerò delle cose vive. Da oggi divento vegetariano e mi ciberò solo di frutta e verdura. Piselli, carote, pesche, mele, pere, albicocche. Io sono da fare. Anch'io? Non capivo perché mi piangere. Ma cominci a capire le cose come sono. È proprio come dici tu. Anche tutti i fiori e gli alberi e l'erba sono cose vere. Tu metti i semi sottoterra, loro germogliano, fanno delle radici, spuntano fuori e quando hanno uno stelo fanno foglie e fiori. È così bello, vero? Questa è la vita. In questo mondo Dio è in tutto ciò che vive. Per questo gli devi voler bene. Ma Dio ha creato la vita, vero? Sì, la vita è la cosa più importante che c'è. Ma allora perché mangiamo la carne di esseri viventi? Perché uccidiamo tanti animali, nonna? Perché non possiamo vivere senza mangiare, Cioppi. No, non dire così, no!
nonna. Non mi piace, non voglio sentirlo. Ma Choppy... L'ho avanzato io. Mangialo, ti prego. Ma il pane è fatto di grano. E il grano vive. Non voglio neanche pensarci. Oh, ma cosa dici? Ma tu non capisci proprio niente. Ma chi gli ha fatto un cuore così tenero e pieno di compassione? Forse è stata quella balena. Ma non può continuare così. Deve mangiare qualcosa. Mi devi nutrirti, altrimenti ti sentirai male. Non voglio mangiare niente che abbia vita. Ho deciso. Ma non puoi continuare così. Devi fare come tutti, ciò. Ah, ho un'idea. Qui ne ho già uno. Di che cosa stai parlando? Dei sogni. Che cosa dici? Sogni. Sogni, Giuseppina. Sogni? Una volta, quando siamo andati al giardino zoologico, la nonna me ne ha parlato. E questo è un tapiro. È un animale molto utile. Dicono che vive dei sogni e degli incubi della gente. Che lo sento dire, ma io non conosco tanto bene gli animali terrestri. Ma se il tapiro può vivere di sogni, dovrei poterlo fare anch'io, no? Ma Choppy, come? Vuoi mangiare dei sogni? Ma tu sai come catturarli, prepararli e digerirli? Attenzione, tutti e due. La notte deve essere piena di sogni. Guarda, non lo vedi? Chiudi gli occhi. Devi vedere qualcosa. Oh? Sembra che la nonna non sognasse niente. Ma io ho sempre fame, Giuseppina. Forse mangiare i sogni non toglie la fame. Oh, Dio mio, che fame! Choppy, mangia, tesoro. Oh, che buono. Grazie, nonna. Grazie. Adesso bevi un po' di latte. Choppy, hai fatto benissimo. Hai detto grazie, non è vero? Hai ringraziato tutte le buone creature che hanno dato la loro vita per te. Se si potessero mangiare le pietre, l'uomo non avrebbe mai bisogno di nutrirsi di altri esseri viventi. Non dovrebbe uccidere, vero, Choppy? La gente è costretta a fare ciò per poter vivere, perché così è stato deciso, non ti pare? Forse il Signore ha pensato che gli uomini rispettano la vita quando ringraziano le altre vite. È per questo che noi prima di mangiare preghiamo e ci ricordiamo di tutti gli esseri viventi che con il loro sacrificio ci consentono di continuare a vivere. Ho capito. Adesso non mi darà più fastidio pregare prima di mangiare. Su, prendene ancora un po'. Oh, adagio, adagio. Ancora, nonna.